Buonasera amici di MRTV e benvenuti a questa seconda puntata di Benessere e Bell'Essere, la rubrica che va in onda contemporaneamente su tre canali, MRTV Italia, Border Nights e Serena Pattaro. Do il benvenuto a Marco Ludovico. Ciao Marco. Ciao Serena, ciao a tutti. Mentre Fabio ci raggiungerà tra poco e allora Marco intanto ovviamente presentiamo il nostro ospite di stasera. Diamo il benvenuto a Igor Sibaldi. Buonasera Igor. Buonasera, buonasera, come state? Molto bene e grazie per aver accettato il nostro invito a essere, a essere qua stasera. Grazie a voi. Allora Igor, argomento di questa sera abbiamo scelto insomma, di parlare un po' della comunicazione, delle parole, poi adesso vedremo insomma, come declinare questo argomento, anche eh, in vista del fatto che comunque è una delle tue, direi, passioni, quella di dedicarti alla, alla parola sotto vari aspetti e hai scritto, se non erro, nel 2014, mi sembra di ricordare l'anno, anche un libro. Che si intitola appunto Vocabolario. Vocabolario, sì. Vocabolario. Che, Edito che... da Anima Edizioni. Quindi insomma lo diciamo. Quindi... E ne approfittiamo anche per salutare Jonathan, visto che ci siamo. Edito dal bravissimo editore Jonathan Falcone, grande editore italiano. Grandissimo editore italiano. <ride> esatto. Allora, Igor, eh, stiamo notando una forte degenerazione di quello che è l'italiano. Come no. possiamo No. no, non lo stiamo notando, non lo stiamo notando. Il, <ride> il problema è quello. È, è questo che è terribile. Tutte le volte che ne parlo, eh, le persone cadono dalle nuvole. dicono Come? Non, non, non mi ero accorto, non mi ero accorto. Eppure, eppure è gravissima, è gravissima. È cominciata diversi anni fa, diversi anni fa. Il primo segnale è stato il quant'altro. Quant'altro. Che è cominciato una decina di anni fa quant'altro che è un modo di dire burocratico, no? lo usano i notai, lo usano uh, i commercialisti, quant'altro, si è diffuso a macchia d'olio, tutti quanti facevano quant'altro, 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 questo, questo qua, e quant'altro, questo e quant'altro. Dice che strano, no? come un luogo comune che si fosse piantato nella mente, sai, sai quando una, una mente stanca, Capitano, la mente è stanca e c'è una canzone che si ripete. Non so se capita anche a voi: è una canzone che si ripete nella mente sempre uguale. No? Tu vuoi cacciarla via questa canzone, invece si ripete. Ecco, pensavo sarà io, pensavo: peccato, quant'altro è anche di cattivo gusto dirlo perché è proprio burocratese, eppure lo dicono tutti. Evidentemente hanno una mente un po' stanca, saranno un po' stressati. Poi si è aggiunto piuttosto che, così. È capitato nelle conversazioni normali di deviare il più rapidamente possibile tante persone verso l'elenco. Io vado al supermercato e basta, è sufficiente, no? tutti quanti stanno così No, io vado al supermercato e compro uova, eh, piselli, ehm, frutta, ehm, il latte piuttosto che la panna e quant'altro. Questo è diventato obbligatorio. All'inizio mi ero solo un po' preoccupato, poi si sono aggiunte altre parole, sotto forma compulsiva. Ripeto, quello che sto dicendo per tante persone che ti ascoltano ehm, mh, risulterà nuovo mh, perché non ci si fa a caso, il linguaggio è una cosa automatica, bisogna avere un po' di preparazione linguistica per accorgersi delle cose. Ehm, Lì la televisione è arrivata in modo brutale diffondendo parole avvelenate come per esempio la parola supportare, che, me, che si è diffusa anche questa a, a velocità straordinaria, supportare. Supportare è un anglismo, support, support vuol dire finanziare. È stato usato in Italia al posto di sostenere o appoggiare. Io supporto questa ipotesi, va benissimo se uno ogni tanto lo dice, ma il fatto è che quant'altro, piuttosto che supportare, hanno cominciato a ripetersi come un tamburo della, nei, nei discorsi delle persone. Questo riguarda sia la comunicazione con gli altri, sia la comunicazione con se stessi, perché il linguaggio deve essere leggero, il linguaggio deve essere spontaneo. Uh, deve venire fuori, deve, deve sorprenderti il linguaggio quando parli per poter essere efficace. Mm, è una, for, una forma di intelligenza il linguaggio. Se comincia a ripetere compulsivamente delle parole, allora c'è qualcosa che non va. E lì, ecco, supportare circa cinque anni fa, supportare cominciato cinque anni fa. Poi, narrazione. Narrazione invece di punto di vista invece di opinione, invece di visione generale, narrazione. E dico, qui c'è qualcosa che sta veramente, che sta veramente peggiorando nel, nell'italiano. Ed era inarrestabile e nessuno ne parlava, nessuno ne parlava. Quindi, I linguisti non ne parlavano, la stampa non ne parlava. Filtrava nella mente delle persone questo linguaggio intossicato da compulsioni. Poi, vabbè, è capitato un disastro, è arrivata la parola tipologia, che adesso è dappertutto. Se, se devi compilare un modulo per il comune, ci sarà sicuramente la parola tipologia. Se guardi Wikipedia, ci sarà sicuramente la parola tipologia in un depliant di un negozio, cioè sicuramente la parola tipologia. La parola tipologia è sbagliata, perché viene usata come sostituto della parola tipo tipo, tipo che cos'è? Un tipo di matita, un tipo di computer, un tipo di lampadina, questo è il tipo. No? Eh. Cos'è una tipologia? Una tipologia è un elenco lungo, ragionato di tanti tipi, quindi è una parola importante, per esempio c'è cioè la tipologia delle navi, no? che, che tipi di navi ci sono? C'è la tipologia dei carboidrati, qualche tipo di carboidrati ci sono? Ma non c'è la tipologia di un servizio, non può essere la tipologia singolare. E tipologia è arrivata anche questa, ed è diventata anche questa compulsiva. Questo è un inquinamento psicologico gravissimo. Gravissimo. E io, la tipologia, ancora adesso faccio fatica, cioè, tutte le volte le vedo è una sofferenza. Ma perché l'italiano, che era una lingua così varia, Così intelligente fino a qualche anno fa, a un certo punto è diventata una lingua così nevrotica e non riuscivo a capirlo. Poi, vabbè, mi sono accorto: sempre la televisione funziona come grande eh, produttore di compulsioni linguistiche. Vi sarete accorti? Spero, perché tanti non si sono accorti, della scomparsa delle preposizioni. Per esempio, si dice adesso in un normale servizio televisivo. Si dice davanti il Parlamento, è sbagliato, davanti al Parlamento. Poi questo e anche questo è degenerato. Eh? Eh, ho sentito per esempio un servizio giornalistico le, i paesi confinanti l'Italia, oppure un altro giornalista su Sky dice il Presidente la Repubblica. Presidente la Repubblica. Perché ho di tanto la preposizione di? La Costituzione parla del presidente della Repubblica, non il presidente la Repubblica. E lì è diventato grave. Cioè, uno psichiatra che si interessa di cose linguistiche dichiara lo stato d'allarme. Dice: si è cominciato con primi segnali di compulsione e ossessione, piuttosto che quant'altro, poi si passa a supportare. Narrazione, tipologia, poi si perdono le preposizioni. Cos'è successo? Io la mia ipotesi ce l'ho ed eh, è di carattere storico. Dunque, fatti simili sono già capitati in altri paesi. È capitato in Germania negli anni 30, nella prima metà degli anni 30, c'è stato un fenomeno di questo genere. Il diffondersi di parole obbligatorie sentite come obbligatorie compulsive ripetute a all'ambera. A quel tempo una parola fondamentale era intollerabile: veniva dai discorsi di Hitler. Noi non possiamo tollerare e tutti quanti dire questo: è intollerabile, che è caldo, è intollerabile, che è freddo, è intollerabile. Quanto troppo zucchero, è intollerabile nel caffè. È intollerabile, intollerabile, intollerabile. E in Unione Sovietica, no? sempre in quello stesso periodo <ride> negli anni 30 fate un po' i conti chi c'era in Germania negli anni 30 Hitler chi c'era in Unione Sovietica negli anni 30 Stalin c'era che era Hitler era il dilettante Stalin era il professionista per quello che riguarda le dittature dunque a questo punto l'equivalenza è, è evidente uh, in, in perché c'è questa diffondersi di parole obbligatorie? Perché la gente in Italia non lo sa ancora, eh? ma lo saprà tra poco e voi ve ne accorgerete mentre ne parleremo. La gente ha bisogno di regole, ma non ha bisogno di regole come uno che per strada dice non si passa con il rosso. No, di regole ce ne sono già. La gente, la gente ha bisogno di tante, tante tante nuove regole a cui obbedire, perché sta andando in una situazione di autoritarismo. È curiosa l'Italia, è interessante dal punto di vista sociologico da studiare, perché di solito in uno Stato capita la sventura di avere un governo autoritario, uno fa un colpo di Stato e c'è il governo autoritario. In Italia il governo autoritario non c'è ancora, sta appena cominciando. È la popolazione che sta diventando una popolazione di paese autoritario. E lo si vede dal linguaggio. Non voglio più parlare spontaneo, normalmente, scorretto, come cavolo mi pare, pur di essere espressivo. Non voglio più parlare così, voglio le regole. Le regole non ci sono. Allora prendo delle parole e le prendo come obbligatorie. Obbligo. Devo dire piuttosto che, devo dire quant'altro. Ah. Un'altra cosa, quando ero ragazzino, c'era 68, la fine del 68, i primi anni 70, e c'erano alcune parole obbligatorie. A quel tempo erano due, due espressioni obbligatorie, che erano nella misura in cui, e portare avanti il discorso. Due sole ce ne sono state. Tra chi erano diffuse? Tra la gioventù studentesca, no? Che tipo era se la gioventù tedesca di quel? Beh, era tendenzialmente o stalinista o leninista o di destra. Tra Stalin e Lenin, come autoritarismo, ci siamo in pieno, destra non ne parliamo. Per cui si vede, non appena c'è nell'aria odore di bisogno di capi che dettino delle regole obbligatorie, e questo si diffonde nella popolazione, questa cosa, il linguaggio reagisce. E produce obblighi linguistici infondati, come quelli che ci sono adesso. È, è, è brutto eh, dire davanti la porta o prima, ma prima marzo, no? invece che prima di marzo, è, è bruttissimo. È, eppure lo si, dice, lo si dice, e si pensa quindi... che sia obbligatorio. Igor, mi pare, mi sembra di capire che non supporti questo tipo di narrazione, quindi volendo fare un, un riassunto, o mi sbaglio? Sì, meno male che hai capito benissimo. Perché io sono un po' sconcertato perché quando parlo di questo, delle persone anche colte, non capiscono come stai capendo tu. Dicono: Ma tutti dicono così, quindi si dice così. No, no, no. Pensa uno che ha 19 anni, 18 anni, 20 anni adesso e impara un italiano in cui c'è tipologia, in cui c'è quant'altro piuttosto che fa schifo come italiano, è una lingua da, da documento del, di riunione di, di condominio, non è letteraria, è una piccola riunione di condominio con un commercialista che vuole vuol fare un po' di scena, però la mette quant'altro piuttosto che supportare perché l'ha sentito per tv dalla tv arriva alla scuola dalla scuola arriva i ragazzini dai ragazzini arriva i genitori dai genitori si diffonde intorno si può arginare secondo me no secondo me no Guarda Igor, io ti dico una cosa che mi hai, mi hai fatto ricordare e che ho riportato anche in altre, in altre interviste. Prima abbiamo nominato Jonathan, che ha creduto tantissimo nei miei primi due libri, infatti me li ha editati lui, di cui uno eh, si intitola proprio «Comunicazione efficace». E, ed è proprio una... Cioè, io ho iniziato ad occuparmi appunto di parole, di comunicazione... Per rendermi conto poi che avevo utilizzato all'interno del libro tante di quelle volte la, eh, proprio l'espressione piuttosto che", ah. che che quando me l'hanno fatto notare, ormai ero stato, era andato in stampa, quando me l'hanno fatto notare ho detto no, da adesso, adesso la prossima volta quando andrà in ristampa bisogna ovviamente cambiare. Bravissima, bravissima. Bravissima. Ma, ma proprio ti dico, quando me l'hanno fatto notare, io subito, cioè, proprio avevo questa narrazione che ormai faceva parte della mia meccanicità espressiva e quindi l'ho inserita perché a un certo punto, proprio ad un convegno alla libreria Anima, sotto nei commenti mi fanno notare questa cosa e, e lì mi si è accesa la lampadina perché io non me ne ero proprio accorta di questa mia. Meccanicità nel dirlo, quindi io, io mm. sono stata proprio vittima di questa situazione, no? non me ne ero proprio accorta. Un'altra espressione, solo ed esclusivamente. Tantissimi dicono solo, non dicono soltanto, solo, solamente. Queste cose sono eliminate le possibili sinonimi, cioè. Uh, se, quando si, si dice soltanto no, no, soltanto non va bene dice solo ed esclusivamente solo ed esclusivamente ma cosa vuol dire solo ed esclusivamente? un rafforzativo è un rafforzativo, eh. lo sì, è un rafforzativo <ride> imperioso solo ed esclusivamente come dire suono il clacson parlando no? spostati coglione ecco una cosa così ma non lo occorre oppure un'altra cosa l'avverbio gentilmente uh, Può gentilmente eh, spostarsi da qui e mettersi nell'altra fila? Perché gentilmente? Cioè, gentilmente passi alla cassa. Perché gentilmente? Cioè, tu, tu mi dici così, tu pensi che io non sia per conto mio naturalmente gentile? Mi stai ricordando che devo essere gentile, che non devo ruttare, che non devo scorreggiare, che non devo fare questo qui? Cioè, gentilmente. Tu parti dal presupposto che io sia pazzo dal punto di vista del comportamento sociale, mi dici gentilmente, è di un autoritarismo terribile. Se poi facciamo una proiezione, adesso senza parlare di cose mediche, però se guardiamo la situazione medica in Italia in questo periodo, un argomento molto dibattuto, basta accendere la televisione, si parla solo di quello, o la radio, no? sembra che non ci siano altre urgenze oltre a quello, mentre ce ne sarebbero di, anche di, di tremende, uno dice, qui c'è un sacco di gente che vuole rispettare le regole o opporsi alle regole. E allora ci siamo. Allora è cominciato un periodo autoritario da cui bisogna in qualche modo trovare scampo. Perché il periodo autoritario è fatto di due componenti. Ci sono i sostenitori dell'autorità e gli oppositori dell'autorità. Senza gli uni non ci sono gli altri. Per cui, se dovesse capitare, per esempio, un modo per risolvere un periodo autoritario, in modo gandiano, no? ecco, o non so, tolstoiano. Dice: Tu vuoi fare questa cosa? Io non dico niente. Io non ti non, non, non contrasto. Non contrasto. Io non mi oppongo. non mi oppongo. Io non la faccio, puoi mettermi in galera, ma io non mi oppongo, non dirò niente. Non dirò niente. Allora. L'altra parte è come, un, è come una, una partita di box. Se uno non tira pugni, l'incontro viene, cioè, viene sospeso, perché l'altro cioè, non combatte. No? Non può. Ecco, il sistema autoritario è questo. Ci vuole una maggioranza aggressiva e una minoranza aggressiva. Tutte e due discutono di regole e si dimenticano di tutti gli altri argomenti del mondo. Questo è il sistema autoritario. Adesso linguistica, uh, sociologia, politica, ci siamo dentro fino al collo. A questo punto il problema si pone. Ma siccome siamo dentro fino al collo, non c'è soluzione di carattere sociale, perché vuol dire che è cominciato un periodo, è come dire una glaciazione, e aspettare a che passi. Quando passerà? Due generazioni, delle due attuali, che sono quelle flesciate. Sono quelle irradiate da questo problema autoritario. Queste qui non mi sembra che si stiano in qualche modo svegliando, riscuotendo dal dire qui ci vogliono far litigare per obbedire, perché noi obbediamo agli uni o agli altri. Nessuno per, mi sembra che lo stia dicendo. E allora che si fa? È un bel problema eh, che si pone tutte le volte che cioè, succede in uno Stato, bisogna fare la soluzione, è sempre come la prima volta. Cosa faccio? Vado su un'isola deserta? Dove la trovo? Quanto tempo ci resto lì in attesa che si passi questa glaciazione psicologica? L'italiano ritorni normale. Prova a parlare lo stesso come prima. Tra un po' non mi capiranno più. Perché, sai, le parole si chiamano parole distintivo. Queste qua, come distintivo, io porto sulla giacca quant'altro, porto piuttosto -okay, che la narrazione, eh, la tipologia. Ecco. Se uno parlando non usa queste parole, non a livello cosciente, ma a livello inconscio, uno dice questo lo rifiuto, questo è diverso, questo è pericoloso, perché non è in regola, non rispetta le regole, non se ne accorge. Però è questa la situazione. Germania 1936, questo. Uh, Russia 1936, così c'è un romanzo che ne parla anche di questo, che lo fa vedere per chi se ne intende, il dottor Givago, che comincia con un tipo di russo, il russo del prim, di prima della rivoluzione e quando parla degli anni 30 il russo si trasforma la lingua del romanzo si trasforma perché è Pasternak che è l'autore dice, Vera io sono d'accordo, ve lo scrivo così voi russi vi accorgete la prossima volta quando capita in Russia non c'è attualmente questa cosa qui, in Russia non c'è dal punto di vista lessicale, la Russia non è messa così male, pur essendo un paese abbastanza autoritario, non è messa così male. Ha solo un una grande ir, rompere di parole di origine straniera, questo sì, però questo si spiega perché insomma, una cultura che è uscita da una serie di traumi tremendi alla fine del secolo scorso, allora deve prendersi un po' di tempo per orientarsi, deve... usa un po' di parole straniere perché si sente in difficoltà. Però non c'è la compulsione che c'è in Italia. In inglese non ne parliamo, in inglese liberissimo. Il francese va benissimo, il tedesco va benissimo, lo spagnolo va benissimo. Non so lo sloveno, non so il serbo come stia andando. Però è questo, questo sistema qua in Italia che ha, si usa la, il termometro no? per sentire se ha la febbre o no. Ecco, si usa la lingua per sentire se un paese ha la febbre o no. Italia alla febbre. Italia la febbre. Eh sì, eh sì, sembra sempre più così. Mi hanno colpito tanto due cose, Igor. la prima è che è arrivato Fabio che salutiamo. Ciao. Quindi ciao. <ride> questa ciao, è ciao la prima Fabio. cosa che mi ha colpito. No, scherzi a parte, mi ha colpito molto quando hai collegato questa cosa al termine obbligo e mi è venuto in mente quel giochino che si faceva da bimbi. Obbligo verità. E quindi, eh, in antitesi fra queste due cose, quando una popolazione o delle persone forse non sono così inclini alla ricerca del pensiero o della, della verità, eh, a quel punto scatta l'unica alter alternativa possibile. Ah, bellissimo! bellissimo se facciamo bellissimo. il giochino: obbligo verità. Eh, nel momento in cui arrivare alla verità mi implica dover pensare, stancarmi, ma io non ho voglia di pensare, datemi mille paletti di regole nel quale stare, così io spingo Bellissima idea, obbligo e verità, bellissima idea. Infatti, obbligo e verità, perché sono due, due poli opposti, cioè se c'è obbligo non c'è verità. Rifiuto a priori l'idea di verità per rispettare l'obbligo. È il motivo me lo per fa cui mi fa fare Evangeli... di, di stancarmi, pensare tutto quando posso avere già tutto pronto. Certo. È il motivo per cui nei Vangeli è proibito il giuramento l'anno scorso la montagna a un certo punto questo qui di solito i cristiani anche lì cadono dal vero da, da quando già si dice guarda che nei Vangeli è scritto vi dico di non giurare mai sia la vostra parola sì quando è sì no quando è no, no? ecco, cosa vuol dire sì quando è sì no quando è no e Igor, perdonami, sono talmente sorpresi di la verità che ti dicono, giura? no, <ride> no? <ride> Giuro. Sì, quando è sì. No, quando è no vuol dire? Ieri era no, ecco, oggi è sì, allora oggi è sì, non importa cos'era ieri. Sì, ma tu hai giurato? No, non ho giurato, non ho preso impegni, non ho preso nessun obbligo. Il mio interesse per la verità mi impedisce di prendere qualsiasi obbligo. Figurati se nella religione cristiana questo viene rispettato. I preti giurano, prendono i voti, tra cui il voto di obbedienza, che è un giuramento, come i soldati quindi questo qui è una parte, obbligo e verità, infatti dovunque c'è obbligo non c'è verità, e in queste, è una compulsione è un obbligo brutto, sapete cos'è la compulsione, l'ossessione, no? l'ossessivo compulsivo, l'ossessivo compulsivo è un disturbo che io ho, ho, adesso ce l'ho meno, però ce l'ho avuto di più di adesso, che è molto divertente da vedere, molto divertente, cioè… Um, ce l'avevano anche un sacco di persone simpatiche tra l'altro per esempio uh, Howard Hughes quel produttore su cui ha fatto il film scorsese The Aviator no? con DiCaprio ecco The Aviator è un film sull'ossessione sessione compulsione <ride> e il, quando Howard Hughes questo produttore va al ristorante ordina sempre bistecca e piselli e mette la bistecca da una parte e mette i piselli tutti in fila Mangiare. E se uno gli sposta un pochino le sue file di piselli, lui non mangia, no? oppure prima di bere oppure deve bere a tre sorsini, no? oppure se eh, io avevo, avevo un'altra che, che era quella: se faccio una scalinata, devo partire di destro e arrivare di destro. Quindi mi accorgo: se sto arrivando di sinistro, mi fermavo cambiavo passo quando arrivare di destra. Questo qui è un disturbo, niente, è un disturbo neurotico ma non, non è fastidioso, non è fastidioso finché a questi livelli qui, non è grave. Non è grave. Poi può peggiorare moltissimo, può diventare una forma di superstizione pa pazzoide, psicotica. No? Ecco, ehm, questo è un disturbo catalogato, cioè mh, non si può curare tanto, però si può calmare. Invece a quello che sta capitando adesso in, nella lingua italiana, che è una compulsione a tutti gli effetti, è una compulsione perché sono spinto a usare determinate parole senza possibilità di sinonimi, senza possibilità di scelta, sono obbligato, non dico più tipo perché mi sento diverso, dico tipologia, anche se sbagliato, non dico più punto di vista, non va bene, dico narrazione. Non dico più aiutare, sostenere, appoggiare, favorire, no, dico supportare, supportare. E quando, e quando devo usare davanti a una casa, mi devo fermare, dico: Aspetta, com'è l'obbligo? Va bene dire davanti a una casa, come ho sempre detto finora. Chi se ne frega, chiuso, sbagliato, per me, mi suonava bene così. No, la televisione dice davanti la casa. E poi, niente, si è aggiunto recentemente anche lo Schwano, nei plurali, sapete, no? Per evitare, siccome l'italiano è una lingua che ha il plurale, come tante altre lingue, ha il femminile e il maschile. Però se uno dice eh, tante donne e tanti uomini, parliamone tutti insieme, si dice tutti, si maschilizza la parte femminile, no? Vabbè, ah è così, è una regola dell'italiano. l'italiano, è fatto in questo modo perché ha la sua storia, perché in latino c'era lo la stesso plurale per, per alcuni aggettivi e così via. Ecco, no, allora cosa facciamo per combatterlo? Ci mettiamo un'altra regola, bisogna mettere lo schwa, perché se no si fa è divisivo, se no si fa regole per combattere altre regole, diventa un mondo di regole. Il mondo di regole, obbligo, verità, ti impedisce la ricerca tua personale della verità. E il problema è quando tu comunichi con te stesso. Perché anche parlando con se stessi a un certo punto uno usa tipologia. Piuttosto che... Narrazione, piuttosto che quant'altro. Cioè fa entrare il nemico nella sua testa, fa entrare il linguaggio televisivo, il giornalistico nella sua testa e cerca di combinare qualcosa... Ma il linguaggio è, è come le dita, cioè eh, servono ad afferrare la realtà. Se le dita sono legate le une alle altre da regole, non afferri più un accidente di niente. Magari uno non vuole afferrare, certo, sono un tipo autoritario, mi piace subire l'autorità, faccio quello che mi dicono e sono cattivissimo con quelli che disobbediscono a quello che Ecco. Non so, l'Italia mi sembra abbiata in questa direzione porca miseria eh, mh, a questo dieci punto anni speriamo fa, che ragazzi. non si arrivi ai diti diciamo lì se, a quel punto diti. ci facciamo scattare dei campanelli fortissimi di allarme quando... oh, i diti va bene cioè, sono le dita delle mani e i diti dei piedi la differenza è questa sono i, i diti dei piedi non sono le dita dei piedi se no sembrerebbe la scimmia <ride> È così in italiano, così. i ditti dei piedi e le dita delle mani. Eh, io pensavo a quelli di Fantoziana Memoria. Ah. i diti. E <ride> eh, già c'ha tante regole in italiano, perché aggiungere così altre? Ha un congiuntivo complicatissimo. Um... Poi però è anche una lingua abbastanza allegra, sfasciata, per esempio, non so, ha dei difetti che la fanno ri... anche risultare simpatica la lingua italiana. Per esempio, non ha il loro, no? Eh, se nessuno parlando prova a dire, non dice ho detto a tre persone questa cosa, ho detto loro, quelli che ascoltano: cosa? Ho detto loro, e anche lui si sente un po' a disagio. No, io gli ho detto, gli ho detto. Oppure non ha il it, it, per cui. Uh, c'era un manifesto famoso non di Veltroni come si chiama l'altro sindaco di Roma? Uh... Rutelli. Rutelli, ecco, Rutelli dice tutto dipende dunque bisogna preoccuparsi dell'ambiente da lui dipende il nostro futuro lui <ride> riferito all'ambiente perché non poteva dire da esso da esso perché italiano contemporaneo esso non c'è più lui, Ma questo è, vabbè, è, è una lingua un po' scordinata da questo punto di vista, allegra, eh, ha bisogno del dialetto per tenersi in piedi, delle gesticolazioni, del, delle pause, delle dell intonazioni particolari italiane per essere espressiva. Infatti viene malissimo teatro italiano dove non possono gesticolare tanto, però adesso sta diventando una lingua da incubo. Mm. Per un motivo, secondo me, di carattere sociale. Mm. Per benessere, per bellessere, io consiglierei a chi ci ascolta di resistere il più possibile. Cioè, prima di tipo caster, no? Quando arrivano gli, gli apache gli indiani fanno la prima ondata, la seconda ondata. E caster resiste. The last stand, come si dice, no? Ecco, ecco resistete il più possibile. Restate il più possibile. C'è nella Bibbia a un certo punto un passo molto bello nei proverbi. C'è uno che si arrabbia e dice eh, in una preghiera, se io parlassi come loro, dice a Dio, no? se io parlassi come loro avrei tradito la generazione dei tuoi figli, cioè, avrei tradito la gente. Loro parlano in questo modo, in naturale, e tradiscono la realtà, la gente, i loro amici, se stessi io non voglio io continuo a parlare in un modo diverso senza, senza tutte quelle regole stupidine regoline Grazie. io ho una piccola curiosità in quel libro a che ondata sono arrivati cosa? <ride> in quel libro che citavi a che ondata sono arrivati giusto per fare un paragone con la situazione attuale capire <ride> Però... quante ondate hanno avuto a quante, quante... ondate hanno resistito Ah, quando... beh non ha tante ma è, non è un libro, è il film, caster era il, il famoso Little Big Horn no? ecco niente, quattro ondate ha fatto ah beh, ci, siamo allora, quindi, ci siamo ci siamo allora <ride> Fabio beh, è, ma... beh, è un vero ma... piacere ritrovare Igor al quale sono legato oltre che per i suoi libri ma qualche anno fa facciamo una bella intervista radiofonica e parlammo dei desideri, fu una delle più belle puntate e allora volevo chiedergli in questo momento se questa particolare situazione da una parte può essere un freno anche eh, a volte per me lo è stato, no? Cioè, nel senso questa situazione ti senti oppresso e anche i desideri sono oppressi, cioè nel senso quando ti certo. chiedi ma cosa voglio? La risposta che spesso è già difficile di suo adesso è diventata ancora più rallentata, più difficile, però allo stesso tempo, proprio per le persone che stanno resistendo, il desiderio potrebbe essere quello no, di capire veramente qual è il nostro talento, qual è il talento e quindi magari approfittare di questa situazione, magari per una scelta radicale che in un altro momento non avrebbero fatto. Ecco, cosa ti senti di dire a chi magari potrebbe prendere questo momento proprio per capire davvero? che cosa vuole? beh, se il genio della lampada di Aladino se gli capita un Aladino italiano <ride> che sente la tv <ride> spesso e che usa tipologia secondo me il genio della lampada diceva guarda, riparliamo da 200 anni adesso lasciami tornare dentro tranquillo perché non capisco quello che dici non è alla mia portata questa cosa e I desideri sono un atto linguistico, eh? sono un atto linguistico. Cioè, o rimangono delle aspirazioni che uno non riesce a definire. Mi manca c'era una canzone negli anni dieci: qualcosa vorrei, cosa voglio, non so. Invece, no? cioè, il desiderio è uno sforzo importante. Il desiderio è qualcosa vorrei, cosa voglio, non so. Bene, cos'è? No? E niente. Per si risponde a questa domanda, cos'è che desidero davvero allora. Devo eh, chiudo la finestra, spengo il computer me, e sto lì un mese a pensarci, per, 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 per evitare. E questo mese diventa il mese più prezioso di tutta la mia vita, perché cercando di capire che cosa voglio, ma non so ancora, che cos'è, se io cerco di capirlo, niente, in capo, magari non è un mese, magari sono tre settimane, due settimane, però in due settimane uno non è più quello di prima, diventa un'altra persona. Il mondo intorno a lui cambia, se uno si chiede veramente cosa vuole. Ma gli serve una lingua, gli serve una lingua. Allora, o lo fa in francese, se lo sa, o in russo, o in tedesco, eccetera. Ma in italiano c'è un ostacolo in più, oltre tutte le resistenze possibili, c'è l'ostacolo che l'italiano è diventato una lingua obbligo-verità. Obbligo, obbligo. E l'obbligo a quei desideri non c'entra niente, perché i desideri sono un atto di totale verità e libertà. Quindi c'è questo conflitto. Eh, probabilmente, probabilmente oltre ai tedeschi del 1936 e ai russi del 1936, che avevano però motivi più seri dei nostri, cioè se nel 1936 uno in Russia sgarrava, lo si sapeva subito nel condominio e quello lì aveva finito di campare. C'era uno spionaggio personale, delle spiate, ci si controllavano gli uni con gli altri in una maniera in, in verosimile. Addirittura adesso, quindi, non doveva regare diritto, ci rimetteva la vita. Eh, C'era lo st Stalin, era veramente cattivo. Hitler, anche lui, non scherzava per niente. In Italia, uno può pensare diverso per ora, per ora, quindi non si può invocare questo fatto di una costruzione esteriore oppressiva. Non è ancora così grave. Però, se la popolazione continua ad avere questo bisogno di autorità, rischia di diventarlo così grave. Non perché ci sia un governo, <ride> sai, si dice: no? la politica è l'arte del possibile. Se una cosa è impossibile, in politica non la si fa, se la popolazione vuole un'autorità e si vede da tutti questi indicatori che vuole un'autorità. E la politica dice: Che ci posso fare? Eh, facciamo un po' di fascismo se volete, sì, sì, sì e eh, allora facciamo, chiamare un altro modo naturalmente, si chiama in altro modo perché se no sembra di destra allora chiamiamolo un altro modo, chiamiamolo boh quant'altro, piuttosto piuttosto chismo quant'altrismo narrazionismo, tipologismo ma quindi Igor hai deciso di scrivere un altro vocabolario su quelli che sono no. i neologismi? No, non, non, non ho la forza. Perché... Meglio tenersi sare... stretto quello che esiste. Sarebbe i bello. Sarebbe bello. Per... Grazie per l'idea. Solo che fino adesso mi faceva così orrore questa cosa che dico non voglio occupare. Però sì, la risposta è sì. Allora sì. No, sarebbe Grazie. proprio da fare un vocabolario di tutti i termini che non devono essere utilizzati. Ti mettono i ringraziamenti. <ride> Beh, io, io lo sai, te l'ho già detto prima, piuttosto che per me è stato molto, uh, molto radicato, quindi l'ho sentito particolarmente. L'ho deciso adesso, l'ho deciso in questo istante alle 18:42 e per, per <ride> tuo suggerimento. Ah, c'è un'ipotesi, un'altra ipotesi che mi ha fatto un mio amico psichiatra è l'iPhone lo smart il telefonino smart, che è pieno di istruzione. Cioè, per fare una cosa devi seguire questo, 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 una serie di algoritmi, di procedure, no? Ecco, secondo lui, lui è un po' più anziano di me, eh, quindi sente ancora più acutamente questa depravazione del linguaggio, dice è colpa della io, Perché a me risulta dai miei pazienti, dice questo psichiatra, che sono cominciati a diventare, a peggiorare un bel po' in contemporanea con l'arrivo dello Smart. Eh, o comunque con l'aumento la della tecnologia, perché mh, il numero di regole da seguire è aumentato vertiginosamente negli ultimi 10-15 anni. Mh, per fare un ragù ci sono poche regole, per fare una telefonata ce ne sono di più. Tu fai una telefonata tutti i giorni, il computer, devi sapere tutta una serie di regole. Ecco, se uno non è robusto, diciamo, se non legge almeno un romanzo lungo al mese, perché non un saggio, eh, I saggi servono a poco per la robustezza mentale, lo stesso i romanzi. un romanzo bello, Flaubert, Passant, eh, Dostoevsky, ecco, se uno si legge. Uno, uno ogni due mesi ecco diciamo allora è pronto ad affrontare all'arca di Noè può affrontare qualsiasi cambiamento perché la sua mente è robusta e carenata se uno non legge narrativa mh, non è robusto è un ragazzino influenzabile da chiunque una ragazzina influenzabile da chiunque dal punto di vista dei processi intellettivi ripeto il romanzo più che il saggio eh perché il saggio ti dà delle informazioni utili e tu pensi a che cosa c'è scritto nel saggio. Nel romanzo pensi a come è scritto, come è scritto, Forse anche Stephen King, che cosa succede? Mm, sì, più o meno lo sai, no? alla fine finisce bene, oppure alla fine si capisce se finisce, la no, strada dell'orrore più o meno te l'aspetti, ma è scritto benissimo, C'è cioè, il come. Nel saggio il come non è così importante, nel romanzo è tutto. Perché da una frase dipende quello che tu vedi in quella scena. No? Ecco, questa la mente si, si arricchisce a ogni pagina, si arricchisce meravigliosamente, ogni poi è bello. Dai. Solo come fai? Dove lo trovi il tempo? Difficile trovare il tempo per leggere anche solo Stile in questo periodo di libroni alti così. E. Mm. Grazie di cuore Igor per tutto questo insomma, che ci hai detto oggi, tra l'altro ci hai dato anche degli spunti interessanti su, su cui lavorare ogni, ogni giorno. E può, può sì, essere... sì, 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 sì. Se, tutto va bene, se tutto va bene, adesso chi ci ascolta sente il telegiornale e comincia a dire ma no, ma non si può, ma come parlano? Ma si può parlare così? Poi lui dice, vediamo cosa c'è dopo. Dopo c'è un talk show. Eh, ma come parlano questi, ma sono impazziti mentre fino a ieri tutto era normale esatto quando uno si la sensibilità sai, come non so come uno che in autobus nota che la gente tira su col naso, no? prima c'è da caldo. poi quando comincia a diventare, qui su tutti è ecco. vero beh in, ne, a livello proprio visivo, per esempio, mi, mi ricordo l'esempio che si faceva, eh, decidi di comprarti la macchina, da quel momento la ah, vedi sì. dappertutto, <ride> ecco. o rimani incinta, o rimani incinta, e sono tutte incinte, sono tutte incinta <ride> esatto. prima, no, tutto un tratto, sono diventate tutte incinte. E non parliamo Però... di quando uno vuole smettere di fumare, che a quel non punto so. si ritrova circondato da anche i bambini iniziano a fumare. <ride> Quando uno smette facile. di fumare vede anche i neonati che iniziano a fumare, vede fumatori ovunque. È il tuo caso? E mi è successo in quell'unica settim quell settimana che ho provato della mia vita. Hai provato a smettere di fumare? Eh sì 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 Ho visto riuscito? che mi faceva, no, mi faceva più male mentalmente smettere di fumare che non fumare, quindi ho detto fumo perché almeno... È il primo giorno il sì. meno male. È tremendo sì. Stavo pensando, no, non possiamo però concludere una splendida intervista come questa su questo tema senza affrontare eh, l'altro mondo che sempre di più si avvicina nel mondo comunicativo. Non so se vi è mai successo di parlare con quelle persone molto preparate, istruite, un po' anglofone ma italiane, tale per cui che lavoro fai? No, ma io sono senior manager dello shift, son, ti, mi occupo di... Cioè, e, e io rimango ogni volta, quando si annuisce per, per carineria, per cortesia, cioè, inizio a non capire più niente di cosa svolgono queste persone durante la loro giornata, iniziano a parlarmi di cose che io non capisco, che io ignoro. Eh sì, questo qui guarda, Tu come lo chiami questo? Eh questo qui è eh. <ride> il mouse perché lo chiami mouse? cosa vuol dire mouse? topo effettivamente topo. pareva brutto ma chiamalo topo perché mouse non è più bello cioè è, è un mouse cioè se vedi un mouse per strada dicevo oh, che schifo no? come, come se vedi un topo uguale oppure dice che bel mouse sei un animalista dice che bel mouse e che bel top? Ma perché? perché chiamarlo top? Perché chiamarlo mouse quando si chiama Topo? C'era la parola italiana, Topo. Però almeno lì c'erano dei limiti, adesso è proprio quotidiano. Cioè adesso finisco il branch perché poi devo fare un meeting, ho un follow up e <ride> eh sì. mi, mi, mi si sussegue poi. Allora, cioè, e io rimango lì come, come un ebb. Sì, lingue. Le lingue che si oppongono terribilmente a questo, per esempio, in francese il computer non si chiama computer, L ordinateur, no? in spagnolo la computadora, non c'è computer, in tedesco la televisione, non si chiama mica televisione, non prende neanche dal greco i tedeschi, si chiama Fernsehen, fern vuol dire lontano, zen vedere, no? per cui loro te tedeschizzano tutto inglese non c'è bisogno perché è quello che esporta gli altri, <ride> quindi non deve inglesizzare gli altri. si inglesizzano. E quelli lì sono momenti di crisi culturale, sì, ma quello lì è un problema che non riguarda la popolazione intera, riguarda i colti. Cioè, se in un paese filtrano troppe parole straniere, è perché nei dieci anni precedenti i colti non hanno fatto il loro mestiere. Hanno fatto il loro mestiere. Ai tempi di Moravia e di Pasolini, le parole straniere non filtravano così. Non filtravano. Diventavano. Erano tra virgolette, praticamente le parole straniere. Si dicevano così per dire, no? Ecco. Perché? Perché c'era Moravia e Pasolini. Adesso non ci sono più questi, ma non ci sono più, non solo in letteratura, anche in tanti altri campi. Allora c'è un momento di bassa. Ma poi passa un momento di bassa. Poi, se tutto va bene, ricomincia diventa la cultura, diventa vivace, allora le parole straniere si perdono. Qui è colpa. Col invece eh, il fenomeno delle compulsioni linguistiche è, non è colpa dei colti, è un problema di tutti. Mm? Beh, pensiamo positivo. Dai, Di Maio adesso ha scritto un libro, quindi magari ci, ci ripara da questi colpi. <ride> Abbiamo ancora una speranza. <ride> Sempre per fare un po' di qui... parallelismi. Questo mi rincuora anche molto. Anche su abbiamo ancora una speranza, ci sarebbe da pensare. Questo mi rincuora, guarda, tantissimo. Secondo me andrà tutto bene. E che speranza aver scritto un libro? Ecco, appunto. E sono arrivati altri 12 termini inglesi proprio nel momento in cui è uscito nelle librerie. L'ha ritirato per quello. Si sono accorti che... Giusto, giusto. Allora io voglio ringraziare tantissimo Igor per questa tra l'altro simpaticissima chiacchierata. però prima di chiudere, voglio chiedere a Fabio ovviamente, visto che è arrivato in ritardo e che lui adora ovviamente le improvvisazioni, di, se, insomma, di chiedere qualcosa. La domanda finale a Igor: quel qualcos'altro che manca. Eh? gli angeli chi sono a ah, noi. noi cioè ehm, a ah, dipende da che punto di vista cioè se lo chiedi a papa francesco ti dirà che gli angeli sono dei tipi biondi col vestitino stirato con la messa in piega perché hanno i capelli lunghi non si è mai visto un angelo con i capelli tagliati a zero no giusto quindi marco tu. non è un angelo Ecco. No, evidentemente no. <ride> un angelo, evidentemente così. In epoche precedenti avevano anche la barba nera, per esempio gli angeli dai tempi della Bibbia avevano una folta barba a sira, no? eh, scuri naturalmente, perché figurati che si li facevano diodi in Israele, gli angeli, magari facevano rossicci. Ecco. Eh, e quella lì sono gli angeli tradizionali. Poi gli angeli dell'angelologia... È un'altra cosa sono dei tipi psicologici. Gli angeli sono una tipologia, ecco che mm. si può dire la tipologia psicologica perché sono 72 tipi psicologici, elaborati prima nel 360 elaborati attraverso i millenni con un lavoro statistico impressionante, parallelo a quello dell'astrologia, ehm, per vedere le potenzialità e categorizzare le potenzialità psicologiche di evoluzione delle persone. E eh, come dire, hanno inventato le sette note, no? Ecco, sette note permettono di suonare il pianoforte eh, o qualsiasi altro strumento. E eh, immagina 72 note per poter suonare l'umanità. Gli angeli dell'angelologia sono 72, eh, con tutte le combinazioni possibili. È una tipologia questa è interessantissima, interessantissima, verificabilissima tra l'altro. Eh, si basa sui giorni dell'anno. Eh, per esempio, non so, uno è nato il 4 luglio, l'esempio più facile è quello che è. Eh, secondo gli egizi e gli antichi ebrei, eh, chi è nato il 4 luglio raggiunge suo pieno compimento, ecco, eh, poi può spaziare, può fare tutto quello che gli pare nel tempo libero, quando libera persone o popoli da una dipendenza. Chi è nato il 4 luglio? Garibaldi. Dice, porca miseria. E cosa c'è il 4 luglio? La festa dell'indipendenza americana. Però non è che c'è, gli egizi non lo sperano. Non lo sapevano gli egizi che nel 1776, cioè è stata la festa il 4 luglio dell'indipendenza americana, gli americani probabilmente non sapevano niente degli egizi. Guarda caso, eh, oppure non so, uh, 9 dicembre, 9 dicembre sono quelli che devono fare un'esperienza di reclusione, intendila come ti pare, per tirare fuori il loro più grande talento che è nato il 9 dicembre Solzhenitsyn scrittore russo che ha preso il premio Nobel perché ha fatto un romanzo che si chiama Una giornata di Ivan Denisovich che racconta della vita nei lager dove lui c'era stato davvero e si possono citare migliaia, decine di migliaia di esempi di io lo faccio nei miei libri decine di migliaia di esempi di questo tipo e dice: ma com'è possibile? ehi com è possibile? Gli, gli iniziani erano inspiegabili è delle intuizioni che ancora adesso noi non capiamo, però funzionano. Ma come hanno fatto ad avere non si capisce. Ma hanno fatto avere queste, e poi si è chiamati angeli o geni celesti, no? Però è un modo così, eh, un fiocchetto folcloristico messo su questa cosa, che è una normale tipologia psicologica. Per esempio, i tipi psicologici di Jung ci sono, ecco che sono otto, e quindi sono 72, ognuno ben compiuto ben meditato, ben preciso e dal, dal giorno di nascita è questo che, che perché dal giorno di nascita non importa di che anno, non importa di che continente, cioè per esempio 15 giugno è quello che deve fare la rivoluzione all'estero chi è nato il 15 giugno? Che Guevara? Ma il 15 giugno è nato anche qualcun altro se non sbaglio Sì, ha detto soldi certo. <ride> Alberto Sordi, che ecco a estero può significare anche spettacolo quel linguaggio lì, per cui eh, sei un rivoluzionario, però sul palcoscenico, non nella vita normale. No? Poi è nato anche Yeats che ha fatto rivoluzionario, poi è andato all'estero, in Italia, vive un po' in giro per il mondo. Dicono che sia nato anche Dante in quei giorni lì che ha fatto il suo successo quando è andato all'estero rispetto a Firenze. Firenze ha combinato poco. Appena la cacciato via da Firenze è esploso come talento. Ecco, ti riferivi a questi, immagino. No? Eh, certo. Comunque, ti do uno spoiler, abbiamo lo stesso Angelo. Quindi... Ah, che giorno? giorno prima di te. Ah, oh, il 14. Sì. Quindi Beh. avete capito chi è nato il 15 giugno, vero? Sì, insomma ce ne sono anche altri eh. sì. sì. è nata il sì. giorno di Trump esatto <ride> <ride> infatti quando l'ho scoperto ho detto ah ok forse ho capito alcuni parallelismi allora con lui <ride> e ci cioè, sono nato il giorno di Xi Jinping ecco a posto <ride> e anche di Andropov che era il capo del KGB perché estero può significare anche segreto al di là. Quindi, al di là Dante è bravo nell'aldilà, nato questi giorni. Andropo uh, o Bush padre, il papà di W. Bush, anche lui è nato il 15 giugno, ed era il capo della CIA. Quindi avevano una vita normale all'esterno, tutto bene, e poi avevano il loro estero loro estero che era il segreto professionale dove erano liberi di fare tutto quello che volevano e naturalmente all'esterno non si vedeva niente. Eh no, è interessante. Poi ognuno si interessi del suo angelo perché leggendo all'inizio dirà, eh ma proprio il peggiore mi è capitato, come tutti dicono. Poi pensandoci bene dici, no, ma è, però ma è, è questo, come ci sono riusciti, ripeto, non si sa. Non si sa. Molto bello, molto affascinante, Igor. allora, visto che Fabio ci ha fatto toccare questo argomento, io mi permetto di invitarti anche un, per un'altra intervista, per un'altra chiacchierata, magari sull'argomento degli angeli, che insomma Prefino. è sempre molto, molto affascinante. L'anno prossimo. Va bene, <ride> l'anno prossimo, sì, certo. Bene, buon Natale a tutti. <ride> Allora io lascio a Marco e a Fabio chiudere questa bellissima chiacchierata e ti ringrazio di cuore veramente Igor per essere stato con noi. Vai, vai Fabio, io ho importunato grazie, a sufficienza. È, è stato un bellissimo regalo e veramente grazie. Quindi. Grazie Igor, veramente buon Natale e ovviamente buone feste anche, anche a te. E io... a <laughs> Grazie a Marco, grazie a Fabio. E noi invitiamo ovviamente tutti i nostri ascoltatori di MRTV Italia, di Border Nights e di eh, Serena Pattaro di essere ancora con noi ovviamente per le prossime puntate di Benessere e Bell'Essere. Grazie a tutti, grazie a chi ovviamente ci ha ascoltato. E allora ne approfittiamo per dare un buon Natale a tutti quanti. E Marco, sigla!